Sei curioso di scoprire le due nuove squadre che farò nella nuova carriera di FIFA 17? Bene, allora porta un amico, un'amica, una zia, un zio, qualche parente, quello che vuoi. Arriviamo insieme a 20.000 iscritti e vi svelerò le due squadre. Bella a tutti ragazzi, bentornati nel canale Pquadro, bentornati nel mio canale YouTube. Non lo dico mai, oggi voglio dirlo. Allora, voglio cogliere l'occasione per darvi una nuova possibilità di voto, come è successo un paio di giorni fa, dove vi ho dato la possibilità di votare la serie dedicata a questo canale che vi è piaciuta di più. Ho messo in fila tutte le serie che ci sono state nell'arco di questa stagione calcistica e come avete visto stanno vincendo le due carriere, la carriera allenatore Extreme e la carriera allenatore Road to Champions League con l'Inter. Se fate parte della pagina Pquadro, quella di Facebook intendo, avrete già visto che queste votazioni sono state fatte tramite un sito internet. Questo sito ci dà la possibilità, parlo al plurale, ci dà la possibilità di votare tranquillamente in modo netto. Scegliete tranquillamente una di queste serie e votate. Oggi, di conseguenza, voglio darvi la possibilità di votare la nuova serie dedicata alla Champions di... alla Champions del 2016-2017. Perché dico alla Champions di? Dicevo, alla Champions di FIFA 17 oppure alla Champions di PES 2017. Proprio perché siete voi a scegliere. Vi linko qui sotto il sito internet lo trovate nella descrizione di questo video e avrete quattro possibilità. Quattro, ve le sottolineo qui. Prima di tutto, ovviamente la scelta ve l'ho già annunciata, sarà tra FIFA 17 e PES 2017. Lo so che PES 2017 ha il vantaggio di avere la Champions League e tutti i diritti. Ha lo svantaggio che le squadre, non tutte le squadre saranno presenti, vedi il Bayern Monaco che non ci sarà. Bisogna inserirle tramite delle patch, ma siccome molti di voi sono dei babbi di ciolle non capiscono che io non è che odio PES, io semplicemente penso a coloro che non possono mettere le patch, coloro che non sono capaci e di conseguenza cosa fanno loro? Cioè sono stronzi, non ho capito, però vabbè, fa niente. In ogni caso, se volete vedere PES e odiate questi poveri cristi che non ce l'hanno, a me non c'è nessunissimo problema, tanto comunque io PES l'ho preso, FIFA l'ho già preso, quindi quando arrivano tranquillamente posso fare una serie dedicata a uno o all'altro. Quindi, mi raccomando, quattro scelte a disposizione. Avete Juventus o Napoli per FIFA 17, quindi Juventus Champions League FIFA 17, Napoli Champions League FIFA 17. Oppure le altre due scelte saranno ovviamente Juventus, che è la PM Black and White Team di PES, perché si chiama così, non è un insulto, si chiama così, perché molti hanno detto, oh cavolo, sei sempre lì a precisare che si chiama così. E ragazzi, che cazzo ci devo fare? Si chiama così, cioè non ci sono tanti giri di parole. E poi il Napoli in PES 2017. Quindi io vi invito a mettere un bel like alla pagina Pquadro di Facebook, così andate lì, correte per votare, o altrimenti se non avete Facebook cliccate direttamente nel link per fare le votazioni. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione, mi raccomando votate a cannone, votate veramente in tantissimi perché sarete voi a decidere la prossima serie dedicata alla Champions. Concludo col dirvi, non avete visto le puntate dedicate alla Champions League all'interno del canale Pquadro? Guardatele, perché? Perché lì vi spiego che la Champions non avrà il mercato, quindi non partite con l'idea fai il Napoli, fai la Juve, fai il mercato con Napoli e con la Juve, non ci sarà calciomercato in questa serie, quindi saranno solo ed esclusivamente partite dedicate alla Champions League. Ricordatevi, partite solamente dedicate alla Champions League, questa sarà la serie. Le altre serie con la carriera allenatore ve le svelerò ovviamente quando arriveremo a 20.000 iscritti nel canale.
Quindi ragazzi, mi raccomando, se avete amici portateli ad iscriversi all'interno del canale e io vi svelerò tutto. Bella ragazzi, io vi aspetto nel prossimo episodio, votate, i link qui sotto in descrizione. Ciao!